anche quest'anno ci mettiamo in cammino. Non potremo fare la processione, ma abbiamo pensato di organizzare, con impegno e con amore, tante belle iniziative da condividere con voi. Come per esempio gli appuntamenti di catechesi in Basilica, ogni giovedì di Quaresima, che saranno animati dai giovani sacerdoti della nostra terra, che hanno visto nascere la loro vocazione tra i suoni e i profumi delle nostre tradizioni. Giovedì prossimo, 25 febbraio, sarà con noi Don Paolo Anastasio. Devo essere molto sincero con voi. Questa questione dei video di invito, informativi, anche un po' motivazionali, mi fa un po' sorridere, perché sembra tanto che si debba proporre un prodotto e quindi farne la promozione, cercare di spingere gli acquirenti, in questo caso voi, i clienti possibili, ad adescare a un amo, a farvi prendere da una parola, partecipare all'incontro, raccogliere il prodotto proposto pagando anche un prezzo tutto sommato irrisorio. Si tratta di 45 minuti, un'ora di scotto da pagare, insomma niente di troppo pesante. E in effetti questo è quello che capita da molto tempo ormai per noi, da quasi un anno, forse più. È come se il virtuale, la nostra vita immaginaria, personale, spirituale, si fosse riempita tutto ad un tratto di bancarelle. Ce ne sono dappertutto. C'è chi vende qualcosa di materiale, c'è chi vende una parola interessante, c'è chi vende una canzone da ascoltare, c'è chi vende un programma televisivo, una serie da vedersi, oppure una catechesi, una liturgia, un rosario, insomma tanti prodotti a cui poter fare riferimento e da pescare per il proprio interesse. Qual è il punto? E che poi succede che noi ci becchiamo con questi prodotti, questi video, oppure podcast, audio, che dir si voglia, provando un po' a snocciolarceli durante la giornata. Può capitare a sera, prima di andare a dormire, oppure dopo pranzo, prima della pennichella, magari in bagno, durante un viaggio in macchina, mi ascolto quella catechesi e qualcosina, un'immagine, una parola mi rimane, certamente mi farà bene per il cammino. Punto. Vi propongo per questo incontro di domani, ma in realtà lo dico a me per tutta la Quaresima che teniamo davanti, vi propongo di fare invece un'altra cosa, proprio a livello tecnico e quindi commerciale, seguiamo un'altra strada. Primo, fermiamoci. Prima di scegliere di pigiare play al video di YouTube o di Facebook, fermatevi un attimo e guardate queste due possibilità. La prima è la strada che sempre più o meno percorriamo, quella dell'inerzia. Sto andando avanti, cammino, faccio le mie cose, vivo, faccio parte della congrega o della parrocchia di San Michele, mi becco questo video, alla fine qualcosa certamente ne caverò. Prima ipotesi. Seconda ipotesi. Prima di premere click, ci credo. Cioè, penso che effettivamente possa raggiungere il mio cuore, la mia vita, una parola. Che il Signore possa parlare effettivamente a me, proprio a me, non soltanto a tutta la congrega, a tutto il mondo virtuale che c'è su YouTube, ma alla mia vita. Dio può arrivare tramite questo incontro di catechesi. Capite che sarebbe tutta un'altra storia. Non lo farei più semplicemente volentieri, perché è una cosa che non mi dispiace, lo farei volendolo, lo farei mettendoci qualcosa di me dentro, investendo quantomeno una sorta di desiderio, di aspettativa, di apertura del cuore. In questo caso, il secondo, l'incontro di domani e ogni incontro che faremo in ogni domani della nostra vita sarà come un risveglio e non più soltanto la conseguenza di un istinto. Pensateci. L'appuntamento con Don Paolo Anastasio è per giovedì prossimo 25 febbraio alle 19 in Basilica. Nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti, ci metteremo in cammino, cantando l'inno Genti Tutte, pregando insieme e lasciandoci inondare dalla grazia di questo tempo.